Roberto Saviano assente dalla programmazione. Queste sono state le dichiarazioni del dirigente generale della RAI, Roberto Sergio, durante un'intervista rilasciata al Mattino, confermando le voci circolate nelle ultime ore. La decisione è di natura aziendale, non politica, ha sottolineato il direttore generale. Abbiamo trovato un'azienda demoralizzata, preoccupata, con uno sciopero imminente che siamo riusciti a revocare poco dopo il nostro insediamento. In soli 60 giorni, abbiamo ripreso in mano il contratto di servizio, il piano industriale, il piano di sostenibilità. Erano tutti bloccati. Dopo aver proceduto alle nomine dei direttori, selezionati in base al merito e al pluralismo durante la seconda sessione del Consiglio di Amministrazione, abbiamo istituito i comitati editoriali che mancavano dall'era di Campo Dall'Orto. E sono iniziate le riunioni di staff, che hanno significato questo. Io, che ho lavorato per questa azienda come dipendente per 19 anni e ho anche esperienza nel settore privato, ho formato un team coinvolgendo i migliori colleghi della RAI per affrontare la preparazione dei palinsesti per l'autunno-inverno del 2023. In soli 2 mesi, abbiamo avviato numerose iniziative, più di quanto sia stato fatto in passato, ha evidenziato il manager. La mia nomina è stata fatta dal Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni, su indicazione del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Se questo significa che il mio legame con i valori democratico-cristiani svanisce e viene sostituito dall'etichetta Telemeloni, è evidente che qualcosa non va in chi adotta questa prospettiva. Io non sono schierato politicamente, sono al servizio dell'azienda e del paese perché sono stato nominato dal governo, un'istituzione che rispetto profondamente. Le mie scelte si basano sulle competenze e il merito, e io non so e non voglio sapere per chi votano i direttori e i dirigenti di questa azienda. E nemmeno io so per chi voto, essendo un democratico cristiano orfano dello scudo crociato sulla scheda. La RAI non può esimersi dal rapporto con la politica. È importante però che la politica non condizioni la RAI. A differenza di alcuni dei miei predecessori, che non incontravano la politica incontrandola, io la incontro ma non mi faccio condizionare nelle scelte aziendali, ha concluso Sergio.